Bene, siamo qui nella sala capitolare del Senato e siamo con Sara Pagliai, coordinatrice del programma Erasmus. Sì, oggi siamo qua in questo luogo prestigioso e istituzionale per presentare i dati della partecipazione italiana al programma Erasmus Plus. Erasmus Plus è sempre molto conosciuto per il settore dell'istruzione superiore, ovvero l'università e l'alta formazione artistica e musicale, ma Erasmus ormai abbraccia molti ambiti, quali quello della formazione professionale, della gioventù, dello sport e soprattutto del mondo della scuola, ed è qui che si registrano davvero i grandi cambiamenti anche rispetto alla vecchia programmazione, perché molte opportunità sono date alle scuole italiane. In particolare si è aperto davvero molte delle occasioni per gli alunni di ogni scuola, di ogni ordine e grado, e quindi dando la possibilità di fare mobilità breve per qualche giorno, scambio di classe, ma soprattutto anche mobilità di lungo termine, quindi come diciamo i fratelli maggiori dell'università. Dove vengono accolti i ragazzi che si recano in un paese straniero? Allora, innanzitutto è buona prassi che le scuole che si candidano abbiano, diciamo, dei rapporti anche con altre scuole di altri paesi, così appunto da rendere lo scambio o la mobilità in generale molto più semplice, e quindi nella maggioranza dei casi ovviamente si tratta di ragazzi che sono ospitati presso le famiglie, che poi durante il giorno proprio partecipano alla vita scolastica in un altro paese europeo, quindi andando a scuola, frequentando le lezioni. Questa è una grande opportunità, oltre che una grande novità di questa nuova programmazione. Andare all'estero non è però solo imparare la lingua. Ovviamente no, perché va da sé che quando esci dalla tua zona di comfort chiaramente metti in gioco altre abilità, competenze che non avevi mai pensato a volte di avere, e quindi diciamo tante sono le competenze di carattere interculturale, prima di tutto perché si incontrano altri ragazzi della tua età ma che hanno culture diverse, ma anche lo sviluppo delle cosiddette soft skills, e quindi la possibilità di davvero spirito di iniziativa, certo, che è una delle competenze diciamo che maggiormente viene accresciuta, oppure semplicemente diciamo il sapersi accavare in situazioni appunto dove stando magari a casa ci pensano i suoi genitori, e questo invece quando sei fuori non è più così, e quindi anche questo vale la pena per questo partecipare. Andare all'estero con Erasmus è notoriamente un'esperienza non costosa, ce lo conferma? Allora sì, perché comunque diciamo l'Agenzia Nazionale finanzia molta della mobilità, e quindi chiaramente tutti i finanziamenti europei sono poi dei cofinanziamenti, e quindi chiaramente non è, diciamo, è buona prassi che la scuola oppure l'università o in alcuni casi diciamo i governi regionali o nazionali cofinanziano queste opportunità per rendere davvero tutto diciamo gratuito. Bene, un'ultima domanda: possono partire ragazzi da che età a quale età? Non c'è nessun limite di età, quindi la partecipazione è, diciamo, in teoria può avvenire già a livelli di bambini molto piccoli, perché non ci sono limiti per quanto riguarda l'istruzione scolastica. Un'ultimissima invece riguarda gli insegnanti, il corpo docente, che i numeri che avete indicato indicano appunto sempre più interessati all'Erasmus. Sì, è un numero anche questo crescente, finanziamo ogni anno oltre 10.000 docenti in mobilità, solo per il settore della scuola, oltre al fatto che poi molti docenti partecipano alla community e-twinning con grande partecipazione e numeri che vanno oltre i 100.000 docenti, quindi davvero tante opportunità, ma anche da
dall'altra parte tanta partecipazione. Ma un insegnante, veramente l'ultima, che va all'estero impara, acquisisce anche competenze di carattere didattico? Sì, esatto, non è soltanto anche lì poter fare dei corsi di lingua, perché altrimenti per esempio tutto il mondo dei docenti di lingua ad esempio sarebbe tagliato fuori, ma sono soprattutto diciamo competenze didattiche. Una delle opportunità migliori e più riuscite del programma è il cosiddetto job shadowing, ovvero la possibilità di fare un periodo di osservazione da parte di un docente in un'altra scuola e quindi capire come funziona l'insegnamento in un'altra scuola, ma anche, perché no, condividere la propria esperienza come docente. E non sempre c'è solo da imparare, ma c'è anche da condividere perché gli altri imparino, e anche questo è Erasmus. Bene, grazie a Sara Pagliai, dottoressa dell'Indire. Grazie a voi.